Il Milan archivia con qualche giorno d'anticipo il mese d'agosto con tutti i suoi temporali. Tre punti infatti sono il modo migliore per dimenticare i timori, i mugugni e i dubbi del precampionato. E a Padova la stagione rossonera comincia come meglio non potrebbe. Sesto minuto, punizione di Baggio dalla tre quarti sinistra. Weah resta appeso in aria e schiaccia nell'angolo basso ingannando Buonaiuti. Per il centravanti liberiano una giornata speciale che vale la tradizionale dedica. Well, today is my son's birthday. Ah, ecco il compleanno del bambino. He's 80 years old today and one goal for him and one victory for Milan. Un regalo per lui, un gol per lui e un gol per il Milan. Improvvisamente dunque dal cielo rossonero scompaiono tutte le nuvole e per una mezz'oretta il famoso famigerato tridente trasforma lo stadio Euganeo in un parco dei divertimenti. Weah ha un'altra marcia rispetto agli altri ed esibisce un'impressionante freschezza atletica. Baggio e Savicevic non sono più parcheggiati sulle fasce, ma cercano e trovano spettacolari intese in zona avanzata. La premiata ditta Baggio Savicevic Weah insomma promette meraviglie e con qualche narcisismo in meno le manterrebbe anche. Ma al 34esimo il Padova chiude improvvisamente il Luna Park Milan. Mancano Kreik e Vlahovic e si ricorre allora al Made in Italy con Galderisi e Amoruso. Splendida incursione che paralizza al primo morso la difesa rossonera. E questo mi fa piacere perché entrare subito nei meccanismi di una squadra è abbastanza importante. L'anno scorso c'era Maniero che ha fatto benissimo, insomma io spero di sostituirlo degnamente. Sono contento, la squadra ha dimostrato di non aver smarrito i meccanismi, abbiamo inserito anche dei nuovi giocatori provenienti dalle categorie inferiori che si sono destreggiati molto bene. Il Milan accusa il colpo, finiscono i fuochi d'artificio ed emerge impietosamente una preparazione ancora incompleta. Gambe pesanti e poca velocità, normale per tutti, anche per il 18enne Francesco Coco. Per tutti, ma non per un altro giovanotto di 35 anni, Franchino Baresi, che al 44esimo decide di attraversare il campo da un'area all'altra, chiede e ottiene il triangolo da Weah e firma il gol vittoria. 5 anni fa contro il Lecce l'ultima rete in campionato del capitano di lungo corso. La prossima magari dopo il 2000. È un passaggio di George Weah che ricordava i più bei passaggi di Marco Van Basten, visto che è la prima parete in cui non c'è con... Sì, George anche oggi ha fatto una grande partita. Credo che sia straordinario, perché tiene palla, giocala. Poi è pericoloso quando è sotto rete, quindi è stato un grande acquisto. Il prossimo gol di Baresi ovviamente intorno al marzo del 2000. Sì, se avete tempo e pazienza ad aspettare. Nella ripresa il calo fisico del Milan è verticale, la squadra di Sandreani comincia a lavorare il corpo, anche se Galderisi spreca energie protestando inutilmente. Giustificatissime invece le rimostranze padovane al 12esimo, quando Fiori segnala un fuorigioco di Longhi ma sul retropassaggio di Albertini. Il Milan soffre ed è ancora Amoruso a spaventare Sebastiano Rossi. Simone subentra a Savicevic che pare non gradire e al 25esimo non aggancia un cross del vivacissimo Panucci. Weah colpisce la traversa ma a giudizio di Ceccarini dopo aver commesso fallo su Rosa. Il Milan si sgonfia col passare dei minuti, anche Baggio deve sacrificarsi prima di lasciare il campo a Donadoni, ma Capello è più che soddisfatto. Sono cresciuti appunto Baggio e Savicevic, non sono ancora al 100%, sono giocatori straordinari e credo che quando qualcuno diceva che io avrò dei problemi, credo che creeremo agli altri problemi. Nel finale l'Alas è ancora pericoloso con questa girata di testa e i rossoneri prendono fiato col contropiede di Simone. Ma l'ultima occasione della giornata capita a Galderisi all'89esimo. Rossi chiude il palo vicino e la partita. Il Milan conquista i punti che voleva. Per lo spettacolo è rimandato a settembre. Non è stato l'acuto del grande campione, ma il virtuosismo di un abile prestigiatore che ha saputo trasformare in applausi i timidi fischi di un pubblico ben disposto ad amarlo ed ha dato al Milan, contro un attento e organizzato Udinese, una vittoria in cui ben pochi speravano, dopo aver temuto il peggio. Era una partita purtroppo difficile, essere riusciti a vincerla è stato importante, anche se ovviamente abbiamo fatto qualche errore. Dovevi farti perdonare dai tifosi rossoneri un tuo rarissimo gol di testa contro il Milan lo scorso anno e segnato questa volta di testa. Sì, adesso siamo pari. Ma veniamo alla partita. Mentre Weah prega in campo, Sacchi prende posto in tribuna accanto a Cesare Maldini. Il Milan parte subito bene. Su punizione di Baggio, Panucci è uno dei migliori, incorna quasi alla perfezione, ma Battistini non si fa sorprendere. Più bravo di Panucci si dimostra Sergio, siamo al decimo. Il difensore friulano, forse intimorito dalla ingombrante presenza di Weah, infila il pallone nella propria porta. Fatto il difficile, per il Milan dovrebbe arrivare il facile. E il pubblico si aspetta i primi acuti a San Siro in campionato di Roberto Baggio.
soffre il prevedibile trattamento privilegiato a cui viene sottoposto dagli avversari, prova il suo solito pezzo forte su calcio di punizione ma senza impensierire Battistini e poi, servito alla perfezione da Weah, manca una clamorosa palla gol. E Weah, anche lui è al debutto in campionato a San Siro e il suo debutto è impreziosito da una sorprendente e spettacolare volée in mezza rovesciata, un pezzo che sta solo nel repertorio dei campioni. Grazie a lui, ai piccoli progressi di Baggio e alla corta disposizione in campo, la squadra rossonera offre scampoli di bel gioco e l'Udinese, schierata alla romagnola da Zaccheroni con un pulitissimo 4-4-2, si fa vedere pericolosamente con Birolf, anticipato dopo la mezz'ora a pochi passi da Rossi. In contropiede, combinato da Desailly e Savicevic, il Milan potrebbe raddoppiare, ma il goffissimo destro del montenegrino è roba da dimenticare. E si va avanti all'insegna del botte risposta, così tocca ancora all'Udinese sfiorare il pareggio con Birolf allo scadere del primo tempo. Stessa situazione d'inizio ripresa, da prima è Weah con un velenoso diagonale basso a sfiorare il gol, quindi lo imita Poggi che in perfetta solitudine beffa Rossi con un astuto pallonetto che viene respinto dalla base del palo. Il Milan dà segni di cedimento, l'Udinese cresce sul piano atletico grazie all'aumentata convinzione e quale logica conseguenza giunge il gol del pareggio firmato dallo stesso Poggi che finalizza elegantemente in rete un'azione in cui buona parte dei rossoneri non è esente da colpe. Peccato perché dovevamo essere un po' più concreti e magari visto che avevamo avuto le possibilità chiudere la partita già dopo il pareggio, però fa niente, abbiamo perso contro il Milan e... Però ecco, forse un piccolo rimprovero da dare al tuo allenatore: togliere te voleva dire accontentarsi del pareggio. Non penso che la sostituzione sia stata determinante in occasione del gol, perché in fin dei conti è stato un episodio a sé, quindi penso che non sia stato niente di sbagliato, ma comunque non importa. Colpita da tanto benessere, l'Udinese insiste. Il Milan non si raccapezza. Tocca ancora a Poggi avere la palla buona, ma Rossi gli si oppone. Quindi lo stesso portiere rossonero sventa un colpo di testa ravvicinato di Birolf a conclusione di un'azione rocambolesca in area rossonera. Dopo che Capello ha concluso il ciclo delle sostituzioni, Galli, Donadoni e Simone, rispettivamente per Costacurta, Lentini e Savicevic, il Milan dà segni di risveglio. Battistini si oppone splendidamente ad una conclusione di Donadoni, dopodiché Weah e Baggio si ostacolano sul susseguente cross di Panucci. Quindi deve capitolare a 5 minuti dal termine quando Baggio, con perfetta torsione, incorna in rete un suggerimento dalla destra di Weah. Per il Divin Codino si tratta del primo gol in assoluto con la maglia del Milan, un gol che pesa sulla classifica dei rossoneri e sul morale di un'ottima Udinese. Allora Fabio, prima di tutto volevo sapere...